Salve a tutti, buongiorno. Allora, adesso andiamo a lavorare con cane, è la prima volta che viene. Il proprietario ce l'ha lasciato perché dice che è un cane tremendo per lui. Quello che dobbiamo capire, non esistono cani tremendi. Forse quello che ha sbagliato è la comunicazione tra padrone e cane. Noi lavoriamo con cane, che con una persona che parla cinese, noi parliamo italiano, perciò abbiamo un rapporto completamente, un dialogo completamente opposto. Cerchiamo di dialogare più con altro con il corpo, cioè i nostri atteggiamenti sono quelli che fanno gli altri cani tra di loro, perciò facendo i loro atteggiamenti forse riusciamo a fare una comunicazione corretta. Non so se avete notato, quando un cane incontra un altro cane, il primo atteggiamento che fa è quello di impettirsi e camminare lento. Questa è una posizione di comando, vuol dire che è un cane dominante, è un cane che comanda. Noi umani invece quando prendiamo un cane, la prima cosa che facciamo è ci abbassiamo. L'amore, questo è un atteggiamento di aggressività e gioco che spesso loro non ci capiscono, e noi col dito li sgridiamo, dai buono, fermo. Perciò è completamente sbagliato. Cerchiamo di fare una comunicazione corretta, dritti con il corpo, mano tesa, perché la mano tesa per loro è una negazione. Invece apertura per gli animali, questa è un'apertura. Quando ti vieni vicino il cane, Chicco, vieni, con la mano, questa è una posizione di comando, ok? Allora, se sappiamo che il cane percepisce posizione dritta e comando, utilizziamola, poi abbinandoci una parola umana, piano piano il cane comincerà a capire il nostro linguaggio tramite le nostre posizioni del corpo. Le nostre posizioni del corpo sono fondamentali per il cane. Quindi cerchiamo di fare una posizione corretta. Un'altra cosa molto importante, noi dobbiamo ricordare che siamo noi conduttori del nostro cane, perciò noi lo prendiamo, lo dobbiamo portare. Quando portiamo un cane, la nostra camminata deve essere rilassata e nel frattempo sicura, in modo che il cane è contento di seguire chi lo conduce. Se noi abbiamo una camminata incerta, non sappiamo dove andare, lui dice, vabbè, ma se questo non sa dove portarmi, sarò io a condurre lui. Ok? Perciò un'altra cosa importante, conduzione sicura. Il cane non va mai trascinato verso di te, va convinto che tu sai dove andare, lui siccome tu sai dove andare è probabile che ti segue. Se il cane invece sa che tu non sai dove lo devi portare perché hai una conduzione sbagliata, sei un tipo agitato, è lui che cercherà di condurre il gruppo. Ok? Vieni Chicco. Perciò quando noi ci rapportiamo con un cane, cerchiamo di rapportarci sempre in condizioni sicuri rispetto al cane. No, mai titubanti e che non sappiamo comportarci. Rispettiamo il cane. Quando lui ci viene vicino non è detto che vuole essere accarezzato, perché il cane, anche lui, vuole un rispetto. Perciò se ci lascia uno spazio di un metro, questo spazio rispettiamolo, vuol dire che lui non ti dà tanta confidenza ad entrare in contatto. Perciò lo spazio ce lo guadagniamo. Quando il cane ti si accosta così, ce lo guadagniamo. Le carezze hanno un'importanza fondamentale. Questa carezza sul labbro è un atteggiamento di pace, quello che fanno i cuccioletti quando si rapportano con i cani adulti, no? Li leccano il labbro, non è che gli danno i bacetti, è un segnale di pace. Un altro segnale importante per rilassare il cane è accarezzarlo lentamente sul costato esterno, il cane si rilassa, ok? Non facciamo queste carezze qui che danno solo fastidio, così agitate, sempre molto rilassanti. Deve essere un contatto tra i due, tu posizione di comando deciso, ma molto rilassato. Cerchiamo di ignorare il cane, di non guardarlo, di non dargli molta attenzione, di spostare il nostro atteggiamento verso il cane, è sbagliato. Noi dobbiamo tenere la nostra posizione. Quando io porto il cane, vieni Chicco, io me ne vado, lo conduco, senza tirarlo più di tanto, cambio posizione, vieni Chicco, e lui deve venire con me, io non mi giro e dico, vieni, attenzione, di pronto. Non mi importa se lo perdo o se non lo perdo. Io lo conduco. Quando arrivo che mi fermo, mi devo fermare. Tu si deve fermare vicino a me. Questo è un rapporto, il cane ti deve guardare. Allora, non è il mio cane, l'ho preso da poco, è un cane che sta in pensione perché era tremendo. Però se tu ti rapporti bene, lui sa che comunque sei una persona che lo può condurre e si fida di te.
L'importante perciò fare una conduzione corretta e essere molto rilassati, non nervosi. Non teniamo il guinzaglio in tensione. Ogni volta che tu tieni il guinzaglio in tensione, al cane lo metti in allarme. Mai in tensione. Se gli devi comunicare una cosa, gli dai un colpettino, Chicco. Chicco, apertura. È lui che deve venire a te. Non lo devi recuperare come fosse una barca. Mai recuperarlo, mai tirarlo. Vieni, Chicco. Un comando non deve essere mai una botta, uno deve essere un comando, deve essere un invito più che un comando. Se questo era un cane tremendo quando ci hanno lasciato, è bastata una semplice comunicazione per farlo stare abbastanza tranquillo. Ovviamente è un cane che ancora deve essere educato, non va bene, però non è neanche mio. Già che sono arrivato a farci un rapporto così rilassato, già per me è un buon lavoro. In poco tempo. Ciao Chicchetto. Ciao ragazzi. Ok? Questo è il video.